L'esempio della espansione libera adiabatica di Joule, di un gas perfetto, è molto utile per capire anche la relazione tra entropia e lavoro. Come sfruttare una trasformazione irreversibile per farle compiere, cioè per compiere lavoro, per ottenere del lavoro. Nel caso dell'espansione libera di Joule, abbiamo visto che l'espansione libera adiabatica, spontanea e irreversibile, non compie alcun lavoro. L'espansione non è accompagnata da produzione di lavoro perché non c'è nessun pistone mobile contro cui il gas esercita una forza e sperimentalmente infatti l'espansione non fa diminuire la temperatura T del gas, lo si può anche misurare sperimentalmente che la temperatura non cambia. A livello microscopico questo è logico perché le particelle non rallentano. La temperatura ricordiamo che è una misura dell'agitazione termica. Le particelle non rallentano ma proseguono a velocità costante diffondendo nel resto del contenitore. Rallenterebbero invece se urtassero contro un pistone per spostarlo, cedendogli parte della loro energia cinetica media. Ma invece in questo caso le particelle semplicemente proseguono senza incontrare ostacoli con le loro velocità. Se però noi sostituiamo l'espansione libera adiabatica di Joule con un'espansione isoterma reversibile, lenta, lentissima, controllata, tutti i stati di equilibrio continui, con assorbimento di calore, cioè il gas assorbe calore da un termostato esterno, allora questa espansione isoterma reversibile produce lavoro utile. Infatti ora il gas assorbe calore dal termostato e lo converte integralmente in lavoro. Dal punto di vista microscopico le particelle vanno a urtare contro il pistone, che prima non c'era, adesso invece nella isoterma reversibile c'è. E da dove prendono l'energia per urtare il pistone? E non perdere a loro volta energia perché la temperatura non deve cambiare, quindi loro non devono, le particelle non devono rallentare, prendono energia dal calore esterno, cioè dal calore sottratto al termostato. Comunque, a parte i dettagli microscopici, l'idea è questa: che se noi lasciamo il gas espandersi liberamente in modo spontaneo e irreversibile, lui non ci dà lavoro. Se noi invece lo costringiamo a raggiungere lo stato finale a partire dallo stesso stato iniziale di prima, però attraverso una espansione controllata, allora riusciamo a estrarre del lavoro utile da questa espansione. Perciò potremmo anche immaginare l'aumento di entropia del sistema, cioè del gas, come una potenzialità che ha il sistema di compiere lavoro. Ha questa potenzialità che però noi dobbiamo trasformare in lavoro utile vero, mettendo un dispositivo in grado di trasformare questa potenzialità in lavoro. Cioè dobbiamo per esempio in questo caso mettere un bel pistone e costringere il gas a espandersi contro il pistone invece che espandersi contro il vuoto. Quindi l'aumento di entropia rappresenta la potenzialità che ha il gas di compiere lavoro. E la spontaneità della trasformazione, questa spontaneità di una trasformazione irreversibile rappresenta il lavoro utile che si può ricavare, sostituendo la trasformazione spontanea che non darebbe lavoro, con una trasformazione reversibile opportuna. Le stesse cose sono scritte qua nel file, l'irreversibilità di una trasformazione reale e spontanea può essere sfruttata per ricavare lavoro utile. Nel caso del gas perfetto che si espande liberamente in modo adiabatico, bisogna applicare un dispositivo con un pistone e allora si può sfruttare la spontanea tendenza del gas all'espansione facendogli produrre lavoro. Anziché farlo espandere liberamente e adiabaticamente, lo si costringe a un'espansione isoterma controllata reversibile in cui il gas assorbe calore dal termostato esterno durante l'espansione e questo calore assorbito lo trasforma in lavoro utile. Quindi l'aumento di entropia in una trasformazione reale, irreversibile e spontanea, è una misura della capacità che ha un sistema fisico di compiere un lavoro utile, una potenzialità, e lo compirà questo lavoro se anziché lasciarlo evolvere spontaneamente gli viene applicato un opportuno dispositivo termodinamico che fa evolvere il sistema, cioè lo fa trasformare in un modo reversibile. Tra gli stati A e B e quindi non più in modo spontaneo ma in modo reversibile ricavandone lavoro. La macchina perciò sfrutta una potenzialità lavorativa del sistema. Rendendo reversibile la trasformazione viene inibita la spontaneità del sistema ma si ottiene lavoro. Al contrario, lasciandolo libero di evolvere spontaneamente e irreversibilmente, il sistema non fornisce lavoro e al termine della trasformazione irreversibile avrà comunque perso quella potenzialità di compiere il lavoro che aveva all'inizio.